una delle sfide più attese della prossima stagione televisiva, oltre all'insolito scontro tra Maria De Filippi e Alberto Angela, sarà certamente quello tra Mara Venier e Barbara D'Urso. Zia Mara tornerà a settembre e Domenica Inn dopo alcune stagioni di esilio dalla Rai, chiamata dall'azienda del servizio pubblico per salvare la domenica pomeriggio della prima rete e riportare la chiesa al centro del villaggio. Una Domenica Inn, quella della Venier, che dovrà vedersela con la Domenica Live di Barbara D'Urso, un'armata più che rodata, mai sconfitta nella scorsa stagione dalla diretta concorrente. Nelle ultime ore è emersa una prima bozza della struttura che avrà la domenica di Mara Venier. È Davide Maggio a parlarne, ipotizzando una possibile divisione in cinque blocchi differenti, divisi tra attualità, interviste, cruciverbone e talk rosa. Uno degli aspetti più interessanti dell'indiscrezione è riferita ai nomi degli opinionisti che potrebbero prendere parte al contenitore domenicale di Rai 1. Se quello di Selvaggia Lucarelli è un nome di cui si parla da tempo, Davide Maggio cita anche Alberto Dandolo, Aldo Cazzullo, Peter Gomez, Luca Bianchini, Luisa Ranieri e Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni. Una squadra tutta da confermare, dalla quale potrebbero certamente emergere delle personalità interessanti. A parte il momento revival dedicato al Cruciverbone, che dovrebbe avere Alessia Macari come protagonista, l'ossatura della trasmissione dovrà certamente essere sostenuta da nomi importanti e interviste che siano in grado di far discutere e generare dibattito, cosa che nel bene e nel male è riuscita a fare la D'Urso in questi ultimi anni. Nome certo per la prima puntata è quello di Gina Lollobrigida. Fa in effetti riflettere come questi primi schizzi di Domenica Inn evidenzino già dei punti di contatto con il recente passato a Mediaset della Venier. La Macari, d'altronde, proviene da quel mondo, e la stessa Gina Lollobrigida è stata protagonista delle ultime stagioni di Domenica Live. Quello che la Venier dovrà certamente evitare è il rischio imitazione. La necessità della Rai è quella di proporre uno spazio di intrattenimento che riesca tuttavia a caratterizzarsi per una sua identità, più che per una versione addolcita di quanto non si veda già su Canale 5. Chi se ne frega?